È giusto che fosse così, nel senso che è giusto che tutte le squadre onorino fino alla fine il campionato. La Juve Stabia l'ha fatto, ha fatto la sua partita, non ha concesso niente gratuitamente, quindi quella vittoria di domenica è stata meritata sicuramente. Ha sancito la retrocessione, credo che continueranno a dare il massimo perché comunque è un campionato in cui vogliono mettersi in mostra fino alla fine. E noi abbiamo giocato la nostra partita, credo che abbiamo ritrovato alcuni meccanismi che magari sono venuti a mancare nelle ultime partite e niente, abbiamo legittimato la vittoria con un risultato rotondo. Sicuramente, adesso l'obiettivo principale è stato raggiunto, adesso mancano 6 partite nella quale possiamo divertirci e toglierci tante soddisfazioni. L'obiettivo dei playoff è un sogno che fino alla fine possiamo conquistarci, quindi piano piano, giornata dopo giornata, faremo il massimo e proviamo a rientrare in questa griglia. Il tuo procuratore è uno che parla molto, l'altra volta se ne è uscito ed è stato ripreso da tutti i giornali con una bella affermazione, mancoso al Milan. Vabbè, sono cose che si dicono così per magari anche un po' di ironia, perché sono talmente grandi che cioè io non ci penso. Se lui ha queste idee, non lo so, non ci faccio caso perché non è fattibile, sono cose È troppo antico grandi. giocherellone. Sì, sicuramente è una cosa che non neanche penso, giusto per giocare. Ha avuto un sapore particolare questa rete. Beh, sicuramente è una rete importante sia per la squadra, perché comunque ha chiuso una partita che fino a un quarto d'ora alla fine cioè era ancora aperta, quindi poteva creare alcune insidie. Poi comunque per me a livello personale, per ritornare al gol dopo 3 giornate, fa piacere per un attaccante, soprattutto per il cammino di gol che ho fatto fino adesso, quindi mancava un po'. Non ti preoccupavano gli altri marcatori che ne stavano segnando e tu invece eri un po' fermo? No, quello non lo guardiamo, vediamo a fine anno come siamo messi. Sicuramente vincere la classifica cannoniere è una cosa piacevole, comunque è stato in testa tutto il giro di ritorno, gran parte quello d'andata, quindi è una cosa a cui tieni, però non bisogna cercarlo perché è peggio, perché se lo cerchi non arriva, quindi giocare con la squadra e sperare di vincere le partite, poi il gol si fa prima o poi. Guarda, lo sai, io non lo guardo più tanto. L'avevo detto forse nella trasmissione di Stefania, che se io fossi stato capocannoniere in Serie D sarebbe stato uguale, quindi comunque la voglia di far gol e dare un contributo alla squadra, perché naturalmente facendo gol aumenti quei punti e fai vincere la squadra, è bello in tutte le categorie. Sicuramente fa piacere perché comunque è un campionato ugualmente importante, non a livello di quello di Serie A, però è tanto seguito, ti mette davanti a squadre molto forti, a giocatori giovani che magari negli anni futuri vedrà in Serie A, quindi è una grande vetrina. Siamo contenti di questo e siamo contenti soprattutto di quello che abbiamo fatto col Trapani. Questa salvezza a 10 partite dalla fine non ci aspettavamo, credo nessuno, quindi niente, è un cammino che abbiamo fatto molto importante, adesso ci prenderemo altre soddisfazioni sicuramente. La Serie B è un cammino molto lungo, quindi è normale che magari qualche partita la soffri un po' di più adesso ad aprile rispetto a novembre, in cui hai fatto 2 mesi di campionato, 3 mesi e sei ancora brillante. La Serie B è lunga e noi siamo pronti, nel senso è normale che qualche calo può capitare, però noi stiamo lavorando tanto ancora dal punto di vista fisico per arrivare fino alla fine al meglio. Beh, è una partita molto difficile, un campo loro impegnativo, è una squadra che sta continuando a marciare a livelli alti, comunque
Anche sabato hanno vinto e sono nella zona playoff da sempre, dall'inizio, anzi, un periodo erano pure i primi. Quindi niente, una difesa solida, sempre impostata su questi calci di punizione, su queste palle native di Mammarella, a sfruttare le abilità di difensori e attaccanti nel gioco aereo. Quindi niente, faremo la nostra partita, adesso la prepareremo in settimana e ci troveremo pronti sicuramente. Continua ad essere difficile, perché comunque le squadre che sono sotto sono le ultime possibilità per risalire la china, per salvarsi, e quelle che sono davanti, cioè tutti, perché comunque ci sono 10-12 squadre che vogliono entrare nei playoff, quindi campionato molto agguerrito, fino all'ultima giornata non è ben definita, oltre a Palermo e Juve Stabia che ormai hanno i loro destini già segnati. Quindi no, ci impegneremo e speriamo di ottenere più vittorie possibile per star su e farci questi playoff, che sono una vetrina sicuramente bellissima. Ma bisogna capire anche che comunque ci sono mille immagini, mille video in Serie B, quindi ti guardano, ti studiano come noi facciamo con gli avversari, quindi un po' di variazione è anche normale in questo campionato. Magari sto cambiando, cioè cambiando, nel senso sto modificando un po' il fatto di andare sempre in profondità, perché comunque sicuramente do l'opportunità ai miei compagni di essere più liberi, lasciando tanto spazio tra difensori e centrocampisti, però ogni tanto anche venire incontro per poi andare, ci stiamo allenando a fare anche questo, perché comunque è giusto che giusto variare a questo punto del campionato, comunque è molto diventeremo prevedibili, quindi variamo e domenica è sabato è andata bene, dai. È stato col più bello, quello di Marco, quello di Matteo o quello di Marcello? Quello di Marcello, il primo tra i professionisti, e l'ho visto, sono contento perché ce lo merita, si è applicato molto bene in questi mesi che è stato là, è comunque una realtà diversa per lui, fuori da casa, un campionato impegnativo, e sono contento sia riuscito a togliersi questa soddisfazione. Penso che era una bella azione, avevo la palla, ho giocato a Nizzetto Abate di prima, e ho giocato una bella palla a Giovanni e ho visto Sciara che era in mezzo solo e penso l'altro non era difficile. Sì, è importante che gioco sempre, però questa è la mia posizione, sappiamo tutti. Sì, questo decide il mister chi gioca, perché non sono solo io, c'è anche Giovanni, però io sono sempre pronto e certo, gioco sempre per anche fare gol, però mia forza è più fare segnare gli altri, e speriamo che le prossime partite posso continuare così. Noi lavoriamo come sempre, nell'ultima partita abbiamo visto che siamo forti e vogliamo continuare questa strada, abbiamo 6 partite ancora e siamo in zona playoff e questa è una grande chance per noi tutti. Questo non posso dire da me, no? Io sono, come dico, sono contento che siamo là dentro e questa è una grande chance, come ho detto prima, e vogliamo rimanere là dentro, perché come ha detto anche Matteo è una grande finestra per noi tutti i giocatori. No, sono contento perché quando sono arrivato qua in Sicilia con 26 anni ho detto prima che divento 30 voglio giocare in Serie B e ecco, sono qui e è un sogno per arrivare in Serie A, ho un po' di tempo ancora e lavoro fino alla fine. Mai mettere limiti alla provvidenza? Non sono limiti, non ci sono limiti. Sì, sì. La loro forza sono le calci piazzati e la dobbiamo vedere, e questa settimana sicuramente che lavoriamo su questo tanto.
importante che lavoriamo sempre su di noi. Come ho detto prima, questa è la forza di loro. E come la settimana scorsa, dobbiamo lavorare su di noi, fare il nostro gioco e dopo penso che facciamo un bel risultato. No, spero che faccio bene, e spero anche che posso fare un altro gol, qualche assist. Però è importante sempre la squadra, come ho detto, è questo.